sono Jessica Resteghini, ho 35 anni, sono un'attrice e ho avuto il cancro. Questa è la mia storia. Ciao a tutte! Allora, dunque, io volevo darvi qualche piccolo consiglio su come affrontare il post-intervento. Nel senso, mi sono accorta che molte cose sono fastidiose. Avendo avuto anche l'allergia ai cerotti, mi sono accorta che alcune cose devono essere fatte in un modo piuttosto che in un altro. All'inizio, ad esempio, per fermare i drenaggi mi ero messa altri cerotti e questo non ha fatto che aumentare questo mio problema. Quindi, idea! Mi sono venute in mente un po' di cose. La prima, per quanto riguarda appunto i drenaggi, li ho incastrati praticamente nell'ultimo gancino del reggiseno. Questo reggiseno l'ho preso su internet, lo trovate, è un post-operatorio normalissimo. Li ho messi qui perché volevo evitare che ci fossero strattonamenti o rischio di strappi da parte del bambino, del cane, degli animali o anche da parte mia, perché sapete, mi sono incastrata in un po' di cose in questi giorni da quando ho i drenaggi. Per fortuna erano tutti fissati o con i cerotti o con questo nuovo metodo che vi sto svelando. E questo era uno. Un'altra cosa, mi sono resa conto che la fascia mi va proprio a tagliare sotto le ascelle. Addirittura a volte, tipo per esempio per il braccio destro, mi va a far perdere la sensibilità. Adesso vi spiego. Mettiamo la fascia, la appoggiamo dietro dove finisce il reggiseno, poi la tiriamo su e blocchiamo. Allora, la fascia, come vedete, va proprio sotto l'ascella e devo dire che fa male. Oltre a dar fastidio, fa proprio male, a me è venuta l'irritazione. Un'altra cosa in più. Come siamo andati a sopperire a questa cosa? Andando a ripiegare in dentro la fascia, che andrà sempre a fare il suo lavoro, però non mi va a tagliare l'ascella. Se ho fatto una sciocchezza, ditemelo, ma al momento questo per me è l'unico modo per poterla tenere davvero giorno e notte, proprio più tempo possibile. Visto che li dobbiamo portare così tanto, facciamo in modo che questa cosa diventi semplice e comoda. Domani andrò a togliere i drenaggi. Speriamo. Vediamo un po' come andrà. Allora, a me spiace tantissimo avervi fatto vedere che ho ancora i drenaggi, ma era l'unico modo per farvi capire come li stavo incastrando. Io li tiro e sono incastrati, quindi non mi faccio proprio male. Secondo me è una buona idea e mi faceva piacere condividerla con tutte voi. E stessa cosa quella della fascia. Forza!